Salve a tutti, miei utenti, ed eccoci qui a questo nuovo video. Questo video lo faccio per il vincitore del contest e mi ha già dato la sua richiesta, ma visto che mi è sembrata veramente una buona idea, prendo anche io spunto per fare un video per consigli per il DM. Sua richiesta è stata essenzialmente nel dargli degli spunti per la sua avventura. Spunti a livello di mostri, di ambientazione, un po' anche di trama, cioè dei spunti. Che è la parola perfetta per descrivere questo aspetto. Ho colto anche l'occasione per fare un video senza materiale, nel senso parete bianca, solo io che parlo. Ditemi se vi può andare bene perché tanto so che voi guardate il video per il contenuto. Quindi magari svuotate completamente la stanza, lasciando io solamente nel fondo, potrebbe essere l'idea per concentrare tutta l'attenzione solamente sull'audio, su quello che voglio dire. Insomma, sto facendo studio nuovo, tante prove nuove, quindi in questo video diciamo racchiudo un po' di tentativi, non tralasciando il fatto che gli spunti che voglio darvi sono a mio avviso molto utili. Per un Dungeon Master, diciamo che io, come sapete, sono 15 anni che faccio Dungeon Master, quindi ne ho trovate di tutte, diciamo, come spunti, come anche problematiche. Il Dungeon Master ha il grande problema che in un certo momento c'ha quel cosiddetto momento che si stoppa, cioè pensa di essere meno fantasioso, di esaudire le idee e cerca magari sempre di fare il meglio, perché è natura umana migliorarsi. Ma questo in realtà non è un problema, cioè il finire le idee, il finire i cosiddetti, diciamo, spunti propri è una cosa naturale. Perché per potersi evolvere, per poter migliorare, e questo è il grande consiglio, bisogna apprendere, conoscere, ok? Il termine brutto è copiare, ma non è un copiare. Faccio un esempio, nelle mie avventure. Ormai, cioè diciamo a 30 anni, sono arrivato a 30 anni, non mi metto più a fare le avventure fisse, scrivo tutto, mi invento tutto. Mi metto ogni piccolo dettaglio. Come sapete, lascio tanto tanto spazio ai giocatori. Ma le avventure io le devo scrivere, magari me le scrivo sul telefono, su un blocco note e faccio i punti salienti, mi segno le pagine dei mostri, mi modifico i mostri, quello che mi piace, faccio quello che voglio, perché i manuali sono questo, lo modifico come più mi aggrada. Ma per gli spunti, per le avventure vere e proprie, le idee dove vengono? È questo, il buon Dungeon Master, per avere il miglior modo di avere spunti per mostri, è la conoscenza. È la conoscenza. Adesso non vi dico che vi dovete mettere a leggere tutti i manuali di Dungeons & Dragons o tutto il materiale fantasy possibile. Però questo aiuterebbe tanto. Perché avere una vasta conoscenza di cose, e non dico solo fantasy, perché quanto vi ho parlato del fatto di romanzi, horror, gialli, quelli danno tanto tanto spunto, tantissime informazioni che magari non vi servono per l'avventura che fate, ma vi rimangono in mente, vi rientreranno per le avventure che farete in futuro. Un buon film, un buon racconto storico. Io ragazzi, non sapete quante volte io ho fatto un'avventura prendendo spunto da racconti realmente successi. Certo, dopo li modifico. Magari fondo più racconti, magari fondo il fantasy con cose reali, cioè è questo lo spunto grande che ogni Dungeon Master deve prendere. Non si può mettere a inventare, perché parlandoci del 2018, nella storia umana di 10.000 anni, 4.000 anni, quante volete che sia stata, si inventa poco e niente, si riadatta, si rinnova, ma si è visto di tutto, da racconti veri, da cose false, ovviamente diciamo romanzate, prese dalla realtà. Gli stessi racconti fantasy e mitologici erano frutto di credenze paesane, di storpiature della realtà. Faccio questo piccolo esempio perché magari, cioè, molti lo sanno, perché chi ha fatto storia queste cose sono venute fuori, ma magari qualcuno non lo sa. Il grande mito del ciclope, creatura famosissima, gigantesca, con un occhio solo, lo sapete da che vi deriva? Dal fatto che sulle rive della Grecia sono stati ritrovati, o da altri paesi, i teschi degli elefanti, che sembravano creature enormi con questo buco in mezzo che era la proboscide, che loro pensavano che era un occhio. Cioè questa cosa è incredibile, da un errore di valutazione
sono nate un mito che dura tutt'oggi. Capite quello che intendo? C'è la realtà da tanti spunti, come ciò che le persone, grandi autori, illuminati, geni, che magari ogni persona non potrà mai raggiungere una tale genialità, ti hanno dato tutto il materiale di cui tu hai bisogno per fare avventure per tutta la tua vita ed oltre. Adesso non dico prendi palo palo, prendi il concept, prendi ciò che ti interessa e lo modifichi. Se un cavolo di mostro, questo è un altro trucchetto, un mostro che a te ti piace, ok? E lo vuoi mettere, ma è la sfida troppo basso, non è il mostro con la forma che serve in quella determinata ambientazione. Ma cavolo, tu hai le capacità che ti servono, modificalo, non stare a guardare 160.000 statistiche a farlo preciso. Prendi ciò che ti serve, bilancialo con il tuo occhio critico, che sia una sfida facile, media, impegnativa o addirittura mortale, di cui devono cavarsela in altri modi, non con lo scontro diretto. Modificalo col tuo occhio. Se ti serve le statistiche di una donna combattente con capacità mistiche, non ti mettere a farle, prendi una succube. E leva che è endemone, leva che è normale, fai quello che vuoi. Ma fare a occhio non vuol dire, diciamo, fare frettolosamente, fare così le cose tanto per farle. Vuol dire metterci il tuo. Vuol dire adattare ciò che tu vuoi far provare agli altri. Ok? Perché sei tu master. I giocatori, quando decidono chi è il master, si fidano di te, ti danno tutto il potere del mondo perché sei tu che crei l'ambientazione, l'avventura, anche l'ambientazione stessa, perché ti prendi Forgotten, ma tu non lo farai mai identico perché non sei nella mente di chi ha voluto farti il Forgotten, sono solo parole su carta e quindi tu per forza metterai del tuo, metterai sempre del tuo in qualsiasi cosa fai. E questo è il punto forte, se devi mettere del tuo, metticelo tutto, metticelo tutto. Io come sapete amo tanto Lovecraft, non potrò mai e poi mai scrivere una storia come ha scritto lui, non ne ho le capacità, ma prendo le sue storie, prendo la base splendida che sono, e ci ho fatto le avventure. E sono le avventure forse più belle, tema horror folle, che abbia mai fatto. Perché? Perché non l'ho scritto io, prendo spunto a piene mani dal maestro, semplicemente facendo ciò. Come si suol dire, viene tutto perfetto, ma questo non è plagiare, copiare, è rendere meglio. Se tu prendi un quadro, faccio sempre perché davanti a me è un bellissimo quadro, prendi un quadro e lo vuoi rifare, puoi fare due cose, o lo fai uguale, idea. Spiccicato e quello è copiare o lo rifai come tu lo vedi, magari cambi la dimensione delle case, cambi la postura delle persone, riesci a rendere il concetto del quadro con il tuo punto di vista, non sarà la stessa opera ma vuoi trasmettere la stessa sensazione, la stessa emozione. Adesso non sono un artista, però volevo portare un esempio che magari è applicato a tutti su questa linea che vi ho dato. Io rispondo a tutta la domanda degli spunti, sia per i mostri, per le ambientazioni, per la trama. Ma perché diventare pazzi? Se avete il tempo fatelo pure per creare una trama magari di giallo, che non è facile farla. Io ho visto tante bellissime storie di Agatha Christie come Assassino sull'Orient Express, l'Assassino sul Nilo, a me piace tanto il giallo anche. C'è capolavori. Io non potrei mai fare una cosa del genere. Ma ho già la storia. Prendi spunto e la utilizzi, la linea guida. I giocatori non si accorgeranno mai che lo fate, perché tutto il resto che voi mettete è originale. Magari alla fine possono avere il sentore, ma madonna, questa cosa già sembra già averla provata, già averla vista. Ma che c'è di male? C'è l'originalità. Adesso, se una persona inventa magicamente in un'altra parte del mondo un oggetto che nessuno conosce, è l'invenzione originale, il genio, ma in realtà da un'altra parte del mondo che magari non conosceva già c'era da 100 anni, e quell'oggetto è pur sempre originale. Ognuno scopre le cose in tempi diversi, in modi differenti, è l'obiettivo che conta. Se tu vuoi fare una campagna giallo, horror, fantasy, quello che essa sia,
con un determinato tema, determinate statistiche, che si aggiungono a un determinato obiettivo, tu lo fai utilizzando gli strumenti che hai nel mondo reale e quello fantastico. Cioè, questo video ho detto tutto e in realtà non vi ho detto niente, non vi ho dato esempi pratici, perché che esempio pratico vi do? Ognuno ha i suoi gusti, ciò che a me piace a voi non può piacere, ciò che piace ai vostri giocatori a voi non può non, piacere. Quindi è la cosa più difficile, trovare la via di mezzo che diverte te e diverte loro. Queste sono le sfide del master. Perché ho giocatori che io vado pazzo per l'horror, ma alcuni di loro l'horror non piace. E non per questo devo scontentare loro e accontentare me, o l'opposto, devo trovare la giusta via di mezzo. Per concludere, prendere spunto da ciò che si conosce è l'elemento che ti dà il materiale per fare qualsiasi avventura, è bellissimo. Ovviamente ragazzi, io parlo ovviamente ai giovani, perché chi è avanti un po' con l'età questa cosa già l'ha fatta, perché anche il tempo di vita aiuta. Ragazzi, leggete romanzi, guardate bei film, non dico film brutti, bei film, i grandi cult, i film famosi, ma io dico sempre quelli vecchi, perché forse essendo anch'io stesso non più tanto giovanissimo, prendete grandi spunti da film assurdi. Cioè, posso farvi un esempio, Blade Runner, che magari l'ha visto nessuno di giovani, ma Blade Runner è quello vecchio, dove i tempi, il cyberpunk, lo sci-fi, cioè la fantascienza, sono cose che adesso abbiamo già superate proprio là, da tanto. E la scena del simbionte robotico, adesso non mi ricordo bene neanche, che è Android, ecco, che dice all'essere umano ciò che ha visto, perché ormai ha visto talmente tanto che era diventato umano, senza il corpo umano, cioè concetti talmente astratti che ci puoi fare avventure per l'eternità, tema fantascientifico, che ancora adesso funzionano. In una singola scena lui racchiude tutto questo concept, anni 80, forse anche prima, adesso non mi ricordo bene quando è uscito, capite? Un buon film, questo intendo. Dopo sono gusti, piacciono altri generi, altre cose, se sono sempre spunti. Siete voi lo strumento, voi persone, la vostra mente, la vostra creatività che crea spunti, crea cose. Voi pensate che i grandi geni così all'improvviso si svegliano una mattina e inventano una cosa? È frutto di conoscenza e di creatività, ma bisogna avere la conoscenza. Dico questo perché magari giovani o qualche tipo di persona non perde tempo a leggersi un libro o a soffermarsi su un buon racconto, a esaminare ma come ha fatto a avere l'idea di creare una cosa del genere, come può funzionare, ma funziona davvero? Rivediamolo, esaminiamola. Esaminando quella cosa, la assimili, la spezzetti, la utilizzi per te. Per te, perché non c'è forse un creativo più grande di un Dungeon Master. Devi creare una cosa, non dico da zero, ma devi crearla, devi riempirla, devi metterci tutti i dettagli e devi molte volte farlo improvvisando, perché tu non stai mettendo i dettagli in una sfera avventura minimi, i giocatori qualcosa li vogliono e non sempre sono insignificanti, non sempre sono insignificanti. Bene, concludo questo episodio che mi sono innamorato molto, spero che sia stato utile. Adesso mi viene in mente, io posso darvi degli spunti, tutti i racconti che ho fatto. Tutti i racconti che ho fatto possono essere spunti per qualsiasi avventura. Perché come ho detto, qualcuno dei vostri giocatori magari l'ha visto, ma voi lo modificate. Non si accorgeranno mai che è stato poi un racconto che magari tu hai visto di 100.000 racconti che hai visto in vita tua, tanto bene ti viene in mente in quel momento e sai che è andato in quel modo. Prendete spunto da ciò che vi piace. Perché una cosa viene bene quando la fate con passione. Con passione, non sforzatevi. Se non sentite l'impulso di farlo, non dovete sforzarvi, perché è un piacere il gioco del ruolo. Una cosa che vi deve piacere. Se i giocatori vi chiedono, proviamo un'avventura giallo, ma voi per il giallo non ci riuscite, fatela fare da qualcun altro. Non forzatevi, essere un piacere, non è un lavoro. Se sentite un giorno che voglio provare, quindi da prendere spunto, a guardarvi, sentite la passione che viene fuori, magari fate una cosa semplice, e quella è la cosa giusta. Si parte dalle cose semplici, le cose più complicate sono un insieme di tante piccole, semplici cose mischiate bene.
e viene quasi complicatissimo, perché la mente umana pensa di risolverla tutta insieme, in realtà è come una scatolina, un pezzo alla volta. Bene, concludo perché potrei parlare a ruota libera per ore, quindi già il video è abbastanza lungo. Spero che vi sia piaciuto, che sia stato utile, vi ringrazio come sempre per avermi seguito, ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!